Cari amici, buon pomeriggio da Nicò, da Lucia, Nicò, Zacchillo. Ciao Nicò. Allora, come dobbiamo fare? Ottobre è arrivato, io ho chiesto al dottore, ho detto ma il vaccino antinfluenzale è disponibile. Ha detto che viene a metà fine mese. Tu te lo devi fare il vaccino. È importante più tardi, più avanti in questo mese. Perché vaccinarsi è importante, ricordi, qua, anche se cioè, non è una novità purtroppo, c'è gente che dice no, a me, cioè si fida delle sue forze e non si fida del vaccino. Invece passando un po' al calcio, vabbè, oggi, ieri ci sono stati sorteggi delle principali competizioni continentali, la Juve ha pescato il Barcellona, l'Inter il Real Madrid, poi aspetta, gli altri italiani quali sono? La Lazio, che altro sta? Juve, Inter, Atalanta. Ieri sorteggi di Champions, oggi sorteggi Europa League. Vabbè, lo so che tu vuoi che la Juventus batte il Barcellona all'andata e ritorno. Questo lo so, è vero? E ma lì che è facile, Nicola, che ti credi che è facile andare a vincere a Barcellona, appunto. Allora, io se devo dare il mio pensiero, sì, vabbè, sono due competizioni diverse, però secondo me, cioè, come la Champions non è come l'Europa League non è come la Champions League. E poi senza dimenticare che, parlando giusto un altro pochino di calcio, che purtroppo il Genoa è subissato da giocatori positivi al Covid. Difatti il Genoa non potrà giocare contro il Torino perché la gara è stata rinviata e posticipata a data da destinarsi. E il Napoli che giocherà alla Juve c'è stato anche... vabbè, sono in pochi rispetto al Genoa. Però non sappiamo se anche Juventus-Napoli potrà rientrare come partita rinviata e posticipata o si giocherà. E che altro dire? I ragazzi sono tornati a scuola. E su... che faccio? E noi la scuola abbiamo finito, noi siamo... questi giorni che faccio e sto sbrigando degli impegni miei personali e sì, poi quando ci vediamo di persona te ne parlo e poi diciamo valutiamo bene per settimana prossima. In questa settimana diciamo che il tempo, a parte lunedì, mi pare il resto è stato clemente. Vediamo settimana prossima quando ci possiamo incontrare e niente, quindi in conclusione stavo dicendo i ragazzi sono tornati a scuola, penso che anche tu magari hai qualche cugino che vanno a scuola, ma speriamo che si legge più o meno che al nord o al centro c'è qualche focolaio di possibilità al Covid. Speriamo che qui al sud non succeda niente o perlomeno si possa correre ai ripari. Comunque l'importante dico io almeno quello lì, il vaccino antinfluenzale, quando non sappiamo poi se lo avremo questo benedetto vaccino per il Covid. Oppure lo vaccino la cura, però diciamo il vaccino lo dovrebbero fare, presumo che lo dovrebbero fare tutti quanti,
cura penso che è stato positivo, chi ha sindrome di positività, ma anche asintomatica, diciamo così. Beh, Nicola, io ti saluto, però non chiudermi il telefono perché ti devo dire altre cosette prima che chiudiamo la chiamata. Saluto ai spettatori. Bene, amici, da Nicola De Lucia, eh? È tutto. Mi raccomando, seguiteci, il canale è sempre lo stesso, Nicola De Lucia. Il programma è Deluxe Zecchino Show, giusto? Certo. Beh, seguiteci intanto, mi raccomando, ciao a tutti!